Carissimi amici della programmatura, mi scuso per il ritardo di oggi. Purtroppo ho dovuto adempiere a delle incombenze. E oggi vi presento, io vi avevo detto che DS Cosmetics mi aveva regalato, quindi è importante dirlo quando una cosa è regalata, perché ci si fa la tara anche, no? Sul giudizio che nella mia massima, chiaramente, nel mio massimo sforzo di obiettività può avere su una cosa che comunque sarà donata, quindi io ringrazio per il regalo finalizzato al test. Di questo rasoio, che è, eccolo qua, lo vedete, si chiama esattamente, loro me ne hanno regalati tre per Natale, si chiama DS S9, qualcuno lo conoscerà già, DS S9, un gap di 88 che ricorda in maniera, diciamo, abbastanza per alcuni evidenti, non lo so, un po' quello che è l'architettura del Game Changer della Razor Rock. Con una differenza che vedete che qua ha questa lavorazione, questi intagli nel pettine, ve la faccio vedere bene. Il pettine è intagliato, vedete com'è? Appunto. E la testa è scallope. Ora vediamo il manico, manico importante, acciaio. Allora, questo è tutto in acciaio, lavorato con macchine di precisione del pieno, quindi CNC mi scuso per il mio inglese, veramente pur, e con un acciaio 316L Marine Grade, quindi in grado più, diciamo, anticorrosione. Ecco qua il rasoio. Vediamo il game changer, per vedere insomma il confronto. Adesso mi scuso, mi sono spostato, ma devo cercare il game changer. Eccolo qua. Questo è il game changer. E potete vedere che siamo lì, insomma. Possiamo vedere. Adesso ha un po', perché è un po' che non lo uso. Siamo insomma lì. Questa è la versione 88. C'è anche una versione più soft, che anche questa è stata regalata, ma non in acciaio, ricavato dal pieno. Quindi più pesante questo, e questo siamo, penso, sopra i 100 grammi. Vedete i pettini a confronto, così vediamo anche un confronto, come dire, il più approfondito possibile fra i due esemplari. Ecco, vedete i pettini a confronto, sono abbastanza sovrapponibili. Ecco qua, anche il meccanismo no, con i due piroli su cui si poggia la lametta. Bene, quindi possiamo dire che si ispira liberamente alla Razor Rock Game Changer. Questo DS Cosmetic, ripetiamo il modello perché è difficile, DSS9, eccolo qua. Allora, io oggi lo armerei con questa lama che ho acquistato recentemente su Amazon, mi ispirava la Treat Dura Sharp. Vediamo un po' come va. Dura Sharp. È dura, ma è anche sharp. Molto ben incartata. Io adoro le treat in generale, trovo delle lamette molto ben congegnate. Eccole qua. Cioè, congegnate, dico una stupidaggine. Molto efficaci, ma allo stesso tempo gentili, insomma. Appoggiamo, quindi. Appoggiamo con attenzione sul pettine e andiamo applicare il coprilametta scalloped, come si dice, sul nostro pettine. Eccolo qua. A questo punto non ci resta che montare questo manico con questa filettatura finale, vedete, e questi solchi che servono per aumentare il grip. Ecco qua. Allora, oggi la rasura agrumata, perché? Perché io
Devo dire che un anno fa pensavo ingenuamente che oggi saremmo stati liberi dalla pandemia e speravo di poter partecipare come ogni anno al Carnevale in Costa Azzurra. E il Carnevale di Costa Azzurra c'è il Carnevale di Nizza, che molti conoscono, ma anche il Carnevale di Mentone, con i carri fatti di limoni, di agrumi. Ecco, allora mi è venuto in mente una rasatura agrumata. Agrumata, e quindi voglio utilizzare l'ottimo sapone da barba Officina Reggiana Milano modello Stay Traditional, no? Quindi agrumato. Eccolo qua, vedete che è già stato ben utilizzato. Questo è quello che mischia tanti burri, vediamo un po' se me ne ricordo, ma eccolo qua. Ho anche oli, oli, sono veramente stordito. Olio di argan, di jojoba, di mandorla, di ricino e vinaccioli, eccoli qua. Quindi una forte nota agrumata è quello che ci vuole per me che cerco oggi una rasatura agrumata. Allora, innanzitutto ovviamente le mani le ho già lavate. Come pennello, qualcuno mi ha chiesto del cavallo, ma allora proviamo questo cavallo di Extra Cosmesi, molto morbido, guardate che roba, quasi uno straccio, guardate che roba, molto morbido, può piacere come no, guardate che cavallo, veramente morbidissimo, cioè è una cosa, il pennello più morbido che ho. Serie metallico, quindi con manico, mi pare di sia di alluminio, credo. Qua c'è il marchio di Extra Cosmesi, il cigno, eccolo qua. Io lo comprai perché mancava un cavallo, questo è molto morbido. Poi ho scoperto di averne tanti, perché in Turchia vendono solo cavalli. Quindi andiamo a mettere un pelo d'acqua, proprio un pelo, nel sapone, solo per dargli un minimo di idratazione in modo che ci sciolga bene, perché è molto in viso. E con questo cavallo preleviamo delicatamente, perché è molto morbido, guardate come si piega, guardate come questo non è secondo me adatto ai saponi duri, però in viso ha il suo perché, a chi piace la setola morbida, chiaramente. Sapone, come un'altra volta, nulla da dire per la tecnica, per la meccanica, come dice qualcuno, di montaggio. Vedete come si preleva bene, con questo straccio quasi, no? Proprio un effetto pennello straccio. Nel senso buono del termine, chiaramente. Guardate che crema crea. Chiaro, non è il massimo per il prelevamento in ciotola, ma in confezione, ma ce lo facciamo stare. Allora, richiudiamo la nostra confezione e andiamo con un po' d'acqua sottofondo. Guardate che morbidezza, è uno straccio proprio. D'acqua, chiaro che ha un backbone praticamente, vedete, guardate. Però monta, eh. Specie un sapone facile da montare come questo. Nota agrumata che mi pervade le narici. Con un po' d'acqua.
Un pennello proprio, no? Nel senso proprio di quelli da vernice. Ok. Bene, sciacquo le mani e andiamo con il nostro DS Cosmetic, non mi ricordo mai, DS9. Con le Dura Sharp della Tritt. Canta. Barba di 3 giorni, 88 il gap. Allora, intanto posso dirvi che nonostante il rumore del canto è confortevole, almeno appare confortevole. Poi vediamo dopo, eh. Tanto qui deve avere acqua calda, vabbè. Confortevole ma efficace, si è mangiato il pelo in men che non si dica. Ma se l'è mangiato, eh? L'acqua calda sta fermando. Per pulire bene il pettine. Sì, pettine, giusto. Via. Ok. Niente, finito. Andiamo a vedere un po' la seconda passata. Una delicatezza che per alcuni potrebbe anche essere eccessiva, eh. Guarda. Che morbidezza. Però tira il sapore molto bene. Palma proprio. Fa il suo lavoro, ma devo dire esemplare, unico nel suo genere per quanto riguarda la mia collezione di pennelli, e come tipo di morbidezza. Veramente effetto straccio, come si diceva una volta di Silverti. Questo è un cavallo, però. Andiamo a fare il nostro pelo che porta il mio nome, Traverso. Ma non gliel'ho dato io. Obliquo, dai. E contropelo, come faccio sempre io, no? Perché con questi rasoi, con
così efficaci, tre passate secondo me sono sin di troppe. Inutili, diciamo, no? Delle volte, mica sempre. C'è chi ne fa quattro. Quando il rasoio unisce delicatezza e efficacia. Avete visto come lavora, eh? Questo è ben progettato, comunque. Chiaramente, voi mi direte, ma se sei ispirato a un altro rasoio, sì, certamente, però. Se è ispirato, come si dice, è ispirato bene. Ecco, diciamo così. Ecco, andiamo a cercare i peli nelle uova. Ma qui c'è un BBS. Ok. Cerchiamo gli arnesi. Tamponiamo. Puliamoci. Poi abbiamo anche chi critica, giustamente, che no, devi pulirti se maglia. Certo, giusto, avete ragione. Qualcuno mi ha detto, ma tu devi sbattertene nelle critiche, ma non è vero, perché se uno ci mette la faccia, è giusto che c'è da criticare, cioè non è che siamo, no, se poi la critica è un insulto, no, ma se, è giusto, cioè, se non ti pulisci bene, dimmelo che io mi pulisco, perché magari è un mio difetto, no? Ad esempio se qualcuno ha qualcosa da dirmi sulla tecnica, per dire, può dirlo assolutamente, perché no? Mica detengo il sapere. Ho un'esperienza quasi ventennale, ma c'è gente che ce l'ha quarantennale, o di fronte che ha magari più talento. Quindi ben vengano le osservazioni. Il solito tires, ma non serve a niente oggi, nel senso che non c'è il point, non c'è irritazione. Guardate che risultato. Molto molto bene. Molto molto bene. Allora, che dire? Iniziamo dal rasoio. Allora, io lo trovo molto molto efficace in abbinamento con queste treat, veramente un bel abbinamento. La treat si conferma una lametta ottima in ogni sua declinazione, dalle platinum alle 7 day, insomma, alle carbon, la mette veramente ottima, prezzo competitivo. Unita a un rasoio che fa dell'efficacia e della delicatezza i suoi punti di forza. E niente da fare, funziona molto bene. Poi il peso che gli dà questo manico, molto pesante, adesso non ho bilancia dietro, ma è pesante. In acciaio, anche qua, lavorato con macchine a controllo numerico, rende la rasatura scorrevole ed efficace. Tanto lo sciacquo, e quindi ringrazio Yes Cosmetic per la possibilità di avermi optato per provarlo. Faccio presente che mi è stato donato, quindi fate anche voi la tara, insomma. Ma con tutta onestà mi sento di consigliarlo. Per quello che è la resa che ha avuto sulla mia persona,
pelle è quello che è la qualità costruttiva dell'oggetto. Al netto del fatto che mi sia stato regalato, questo io devo dirlo con tutta onestà e trasparenza, perché questa è l'anima di questa mia pagina. Abbiamo anche Facebook, abbiamo anche la chat. Trasparenza, cioè questo mi è stato regalato. Però devo dire, per come la vedo io, soddisfa appieno le esigenze di un rasatore esigente, ecco, esigente, sia come qualità di materiali, sia come efficacia di taglio e anche un po' come estetica. Non mi spiacciono questa variazione sul tema, no? Queste due incisioni, queste due scavi, non so come chiamarli adesso, del DS Cosmetic S9. Quindi, agrumato, abbiamo usato Sapone, Officina Artigiana Milano, che si conferma un ottimo prodotto, Stay Traditional, versione quindi agrumata, monta molto bene, montato da un pennello particolarissimo, guardate, guardate, morbido, morbido, cavallo di Extra Cosmesi, che dipende, può anche non piacere, dipende dai gusti. Io lo trovo molto efficace nel tirare il sapone. Chiaramente vedete quanto è morbido. Deve piacere questo tipo di pelo, insomma. Però io non ce l'avevo, mi mancava e devo dirti, soprattutto, devo dirvi che è un unicum nella mia collezione di pennelli, che non è vastissima, però. Manico molto ben fatto, è il metallico di questo vale per tutti i vari ciuffi che poi può montare. Ecco qua c'è anche il logo, il brand, insomma, no? Eccolo qua. Quindi qui dipende dai vostri gusti. Cioè, io devo dire, non è un pennello che uso tutti i giorni, però ogni tanto fa piacere perché è proprio morbido, veramente una cosa, uno straccio, diciamo così. La tuta cromata, come la concludiamo? Ma con, secondo me, il re delle colonie cromate. Non è una novità? Agua de Colonia, Álvarez Gómez, eccolo qua. È spagnola, de Madrid, Concentrat o de Cologne, qua c'è invece in inglese. Desde 1912, non so come si dice, eccolo qua. Desde, si legge, mette a fuoco, eccolo qua. Acqua di Colonia, Alvarez Gomez, con il suo simbolo. Prezzo, secondo me, qualità prezzo eccezionali. Formato maxi, guardate, qua siamo 300 millilitri. E qua è una goduria d'arance. Ah. Io qui esagero, eh. Sono contento perché ritrovo, addirittura brucia le labbra, tanto che è agrumato, il profumo degli agrumi. Gli agrumi del Mediterraneo, della mia Costa Azzurra, anche dell'Italia, insomma, e speriamo che prima o poi, anzi più prima che poi, molto prima che poi, potremo tornare a goderci le nostre cose, le nostre feste, che per me erano una tradizione decennale, andare al Carnevale di Mentone, di Nizza. E speriamo che, insomma, il buon senso di tutti, unito soprattutto ai vaccini, ai farmaci, alle cure terapie, ci tolgono di torno questa bestiaccia che gli sta, diciamo tra di noi, rompendo i puntini puntini. E adesso veramente ci siamo stufati. Io vi ringrazio, vi auguro, mi scuso per il ritardo, vi auguro buona domenica e soprattutto, che vi devo dire, buona barba a tutti. Ciao!